Poi ci siamo qui per andare oggi su Monte Cairo. Questo è il percorso che fa Monte Cairo. Tutta zona della linea Gustav, diciamo. Passa il panorama, ecco. Il panorama. Siamo in tre, due amici di segni. Sì, perché ritiro qua. Penso, perché dalla mappa mi dà così. Per la città marina, l'escursionista stremato dalle forze chiama il soccorso. 7.500 euro di conto. Certo, a dove era? Non mi ha fatto aprire perché la notizia la portava il messaggero. Come cliccavi, abbonati mensilmente a 4,99 euro. Capito? Perché ora ti spiego, il soccorso alpino nel Lazio e in Abruzzo non lo paghi, all'altre regioni sì, a mo' metteranno pure nel Lazio e in Abruzzo a pagamento. Io però È 1669, poi al ritorno se ne fermiamo a sto rifugio. E vediamo sto rifugietto qua. Ma è stato il giorno? Chi è? La regione, la provincia. Ah. L'arcola comunque è grande, oh. Però guarda che inizia le regole. Ah. Poi te l'ho fregato, Sicuro. Questo è buio. Chi deve vedersi? Venga, si occhiate. Tirate, tirate. Vabbè, come sentiero inizia subito in salita, come al solito. Sentiero non ci sono le bestie. Lo visci? Le visciole. Oggi praticamente Andrea, quando mi ha chiuso la cassa, ha fatto l'incasso più alto dell'anno. Che l'hai io. Dici, eh? Ma proprio segnato sul vero, no? Ma l'ho fatto proprio. Sì. La struttura turistica che non ha funzionato. Qua devono sfruttare il fatto delle trincee. Ma come è? Magari quello sì. E quindi quelle sono. Ma io mi sono fatto, lo sai qual è? No, lo sai perché? Perché se tu non vai meglio, allora che stia la scala. Sì. Sì, come devo finire? E mi sono fatto le 53. No, 52 gallerie del Pasubio. Quelle sono spettacolari, eh. Stai sotto? Eh? Vabbè, aspettavo. La trincea. La vincita tedesca. Bella sta vincita. Ma che gli ossidi?
Questa se mi tocca mo. La gente. Sì, sì. Trincea tedesca con ricovero. Sicuramente deve scendere qua giù. Se scende qua giù. Che sta pure una moria. Dove? Dico, ci deve essere stato un incendio bello grosso. Sono tutti anneriti. Chi è? Però come percorso non è faticoso. No, un po' rompiscato perché è rovinato. Cioè non è che ci stanno salite che ti spezzano le gambe. Come che terra pieni? Sì, probabile. Sai che c'è pure la canata lì? Sì. Ma forse era tutto. Ed ecco, c'è giunto un bivio, sentiero molto rovinato. Alberi caduti, abbiamo dovuto scalcare diverse cose. Vediamo qua cosa gli dice questo sentiero. Al ritorno passiamo, famo questo, arriviamo andando allo stesso punto, cioè riprendiamo la strada invece del rifugio. Sicuramente loro non tenivano mai, c'è una banana. Sì. Ma sì, qual è il problema? Ecco la fischietta, eh? No, come sempre. Allora, sentiero lo serve per così. Che fa? Vogliamo seguire? Vogliamo seguire? Segui questo, dai. L'ho fatto successivo. Ma per me non è una cosa di questa, non è che è più scomodo. Vabbè, dai, seguimo questo, dai, ci sta. Sì, ecco, è qua sotto stando. Sì, sì. E qui sta un po' di pietre, te ho sete. Ecco. Certo, l'abbazia l'ha bombardata proprio a sfreccio. Questa è una cosa tedesca, no? L'ha avuto a bombardare a forza. Poi americani queste cose gli proprio piace fare le americanate. Comunque è una sfida. È bella stampettata, dai. Manco dopo. No. È fattibile. Sì, sì. Diciamo la direttissima per Monte Nuovo, alcuni pezzi forse pure peggio. Poi basta spigliarla con filosofia. La faccio e basta. O no? Probabilmente arrivano pure le ore basse.
sempre wild. Però ci siamo quasi. Ci siamo, dai. Belle le trincee. Manca poco. Dovrebbe essere dopo sto cucciolo. Saluto gruppo di montagna, noi la, oltre la vetta, Kaiser Sciore dell'Aquila. Ciao ciao. Ed eccoci sulla bellissima croce di Monte Cairo. Eccoci qui, bellissima, bella potente. Solo ripeto, non si vede nulla. Eccola qui, imponente. Bellissima proprio. Allora, un attimo lì e poi ci sentiamo. Eccoci sempre qui sulla vetta di Monte Cairo con la maestosa croce. Pare che il cielo si sta riaprendo. Sta scivolando con la maglietta. Ah, che si comincia a aprire, eh? No, no, per mo no. La maglietta era fondamentale. Eccoci qui. Speriamo che sia per tempo almeno. Diventa un po' più bello. Bella la croce di Monte Cairo, bella maestosa, con tutte le trincee sotto, da venire. Un saluto a Davo, noi gruppo montagna, noi oltre la vetta. Allora, mia, dicendo 60 gradi sulla vetta di Monte Cairo. Mamma mia, che roba. Ma perché non era? Mette più foto sullo stato, come fai? Mo te faccio vedere. Perché mo sono messo trincea, tengo da mettere la trincea, come si fa? Mo te faccio vedere. E che cucciolotti. Ecco, sono state tutte. Sono state tutte. Alza le mani, sennò state pure a bordo. Cos'è? Almeno. Ma giriamo il tuo giusto. Ah, che stanno di punta, non ti preoccupate, te pure che sei abituato a gli cose, noi all'orecchio dei marchi. No, ma che è? E tanto lui è qua sotto di moda lì, eh? Sì, questa è quella montagnetta che tu volevi. Sì. Però forse è meglio che regali un po' più di qua, ecco, pare un po' più sassoso. Eh sì, ecco, cava di rena, però che cavolo sarà la rena? Rena, che roba è? Mi sa che in paese cava di rena, eh?
Sono a Monte Cairo, stavo in cima a Cassino. Andiamo al bivio per andare al sentiero che pigliamo dopo. Questo. Ecco se sta bevo. Ecco, noi scendiamo da qui adesso e vediamo da qui sopra. Ma che è da dopo, no? Pure quando si passa sabato e domenica. Siamo sul sentiero in discesa. Va a lavorare. E questo fa quando vuole stare in serie. Ma pure quando va a lavorare sta a Monte Meta. Bella. Sono proprio le cose tutte dritte, questo. E là sì. No, no, all'inizio del sentiero, a Prati di Mezzo. Prati di Mezzo. È peggio proprio, eh. Io sono stato a Prati di Mezzo. C'è sta pure. Là c'è sta. Avventura. Sì, là c'è sta. Sono stato col pullman, mi ha portato una scuola. Là c'è sta proprio l'area attrezzata per i camper e tutto, è perfetto, eh. Sì, ma poi zecca pure la canneta a Monte Meta. Sì, sì. Bello il Monte Meta. 2244 mi pare. Escursione finita. Siamo stati su Monte Cairo. Diciamo bel monte. Non troppo difficile. Però siamo stati bene, dai. Una bella passeggiata, ecco, escursione finita, siamo alla macchina, sto facendo un giro intorno a questo obbrobrio di cemento armato, eccolo, vedete, questo non so se era qualche costruzione o qualcosa che stava in costruzione e poi hanno abbandonato. Vabbè, un saluto. Ci vediamo alla prossima. Gruppo di montagna, noi oltre la vetta, CAI, sezione L'Aquila. Ciao ciao. Dai.